Buongiorno, buon pomeriggio, se l'ho dato Gesù Cristo, Ave Maria. Oggi voglio finire i video sul Santo Rosario e ci mancavano i misteri della luce, i misteri che diciamo così ha inventato San Giovanni Paolo II. E sono i misteri che si chiamano della luce o luminosi, che sono il battesimo di Gesù nel fiume Giordano, il primo miracolo alle nozze di Cana, l'annuncio del regno di Dio, la trasfigurazione sul Monte Tabor e infine l'istituzione della Santa Eucaristia. Adesso penso di farli tutti in un video e così li mettiamo. Io non sono capace a creare playlist. Comunque, poi li mettiamo tutti insieme, cercherò di studiare qualcosa, li mettiamo tutti insieme. Adesso sì, incominciamo dal primo mistero che è il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. E voi potete leggerlo dal Vangelo secondo Matteo, Matteo 3, versetti che vanno dal 13 al 17. E facciamo una breve riflessione su questo primo mistero luminoso. Il battesimo al Giordano segna l'inizio della rivelazione di Gesù. Ah, volevo dire una cosa. I primi tre misteri, cioè i classici tre misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi, avevo preso le meditazioni di Santa Faustina Kowalska. Sono stati fatti, se non mi sbaglio, per il 2000 e quindi Suor Faustina Kowalska non poteva meditarli. E quindi l'ho preso da un sito, sì, che si chiama Madre di Dio, Misteri del Santo Rosario. Ecco, ma in questa dimensione, questi misteri fanno emergere particolarmente la vita pubblica di Gesù quando egli annuncia il Vangelo del Regno. E allora adesso andiamo a fare il primo mistero, che abbiamo detto che è il mistero del battesimo di Gesù nel fiume Giordano. E abbiamo detto che il battesimo al Giordano segna l'inizio della rivelazione di Gesù. Non per nulla Marco fa iniziare da qui il lieto annuncio del suo Vangelo. La novità sorprendente è il fatto che il Figlio di Dio si presenta dentro un popolo di peccatori. Non si schifa, non rimane sulle sue, non va in un... rimane in mezzo ai peccatori, va a chiedere a San Giovanni Battista il battesimo di penitenza di cui non aveva assolutamente bisogno perché lui era Dio. Però ha voluto, vuole, è venuto per mischiarsi con noi peccatori. E quindi questa è la novità sorprendente, è proprio il fatto che, come abbiamo detto, che il Figlio di Dio non si schifa, rimane dentro un popolo di peccatori e si mette in fila con loro. Neanche vuole passare davanti a quello, davanti agli altri. Si mette in fila tranquillo. E comincia così la sua discesa verso la morte, simboleggiata appunto nell'immersione dell'acqua battesimale. I cieli si aprono e si stabilisce la comunicazione tra cielo e terra. Qui sulla terra è venuto colui che raccoglie il grido degli uomini e lo presenta al Padre. Adesso facciamo il secondo mistero della luce, che si contempla il primo miracolo di Gesù alle nozze di Cana. Mi piace tanto questo miracolo perché non è un, cioè, è un miracolo proprio della gioia, della partecipazione alla gioia di questi sposi, con l'intervento della Santa Vergine che capisce che questi sposi farebbero una figura brutta davanti agli invitati, non hanno più il vino per continuare la festa, perché in Medio Oriente le feste del matrimonio durano giorni. E quindi avrebbero iniziato la loro vita matrimoniale con una brutta figura. E
Invece la mamma interviene. Interviene e Gesù obbedisce e compie il primo miracolo, che potete leggerlo dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 2, versetto dall'1 all'11. Maria è l'Israele disponibile. Ecco lei che denuncia la mancanza del vino, segno di tutte le povertà del mondo. Perciò manda i servitori da Gesù affinché lui operi il passaggio dal regime della legge alla libertà dei figli di Dio. Ancora e sempre l'unica parola che Maria ha da dire è questa: fate quello che vi dirà. Semplice, no, semplice, cioè fate quello che vi dirà, come hanno fatto i servi. I servi hanno riempito queste giare di acqua, non sono state a chiedersi perché l'acqua, perché no, loro l'hanno fatto. Maria ha detto fate quello che egli vi dirà, Gesù ha detto riempite queste giare di acqua e portatele al maestro di tavola. Stop. Loro l'hanno fatto, così dobbiamo fare anche noi, seguire l'esempio. Terzo mistero della luce, sì, noi contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito di Gesù alla conversione. Molto, molto, molto importante, la conversione, il cambiare vita, il fare la diversione a U per lasciare la strada sbagliata, se abbiamo intrapreso la strada sbagliata, per tornare nella via giusta. E dal Vangelo secondo Marco lo potete leggere al capitolo 1, versetti 14-15. E adesso leggiamo una breve riflessione che aiuta. Scusate se io li guardo da questa parte qua, ma c'ho il computer di qua e leggo con un po' di fatica perché è scritto piccolo. Il cristiano annuncia l'avvento del regno di Dio in questo mondo tutte le volte che rende testimonianza alla sua fede con la vita e soprattutto con le opere di carità fraterna, e non solo limitandosi a pregare venga il tuo regno. Nel quarto mistero della luce noi contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. E lo potete leggere dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 17, versetti 1, 2, 5. La trasfigurazione, anticipo momentaneo della gloria del risorto, è come una sosta nel cammino di Gesù verso la passione e morte e la croce. Il cristiano si dispone a vivere con lui il momento doloroso della passione, per giungere con lui alla gioia della risurrezione e a una vita trasfigurata dallo Spirito Santo. Quindi dobbiamo, noi su questo Tabor, anche San Pietro, che si era così emozionato che non sapeva più cosa dire, ha detto: ma che bello che qui facciamo tre tende, uno per te, uno per Mosè, uno per Elia, e rimaniamo qua, è troppo bello. Dice: no, dobbiamo qua scendere da questo monte, dobbiamo affrontare la passione e poi successivamente ci sarà la gloria eterna. Ecco qua. Il quinto mistero della luce e ultimo, si contempla l'istituzione dell'Eucaristia nell'ultima cena. E lo potete leggere dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 26, versetti 26-28. Il Signore Gesù, che nell'ultima cena insegna la stupenda preghiera del Congresso Eucaristico Nazionale di Siena del 1994, ha strettamente congiunto il mistero della sua ineffabile presenza nel sacramento dell'altare al mandato di servire i fratelli. Ci invita a credere di più e ad amare di più, dando concretezza alla nostra fede. Ecco. E questo sono
i misteri della luce. È un volere anche, anche un indicare alla comunità cristiana proprio i cinque momenti più significativi della vita del Signore, luminosi che danno luce, che illuminano, che rischiarano, che danno anche un aiuto. E ognuno di questi misteri è proprio la rivelazione del regno di Dio nella persona stessa di Gesù. Ed è il mistero di luce, che appunto abbiamo detto nel battesimo, che poi viene così, esplode sul Tabor, si rivela nel mistero delle nozze di Cana e nell'istituzione della Santa Eucaristia. Con questo è tutto, io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio le nuove iscritte perché ci sono anche queste. E niente, e noi ci vediamo al prossimo video dove continueremo col commentario di Padre Manelli sul Trattato della vera devozione a Maria. Grazie, si è lodato Gesù Cristo, Ave Maria.